Buongiorno, nuovo vlog. Allora, iniziamo bene perché volevo, cioè mi è arrivato questo pacco e volevo farlo vedere anche a voi perché è il regalo per il mio fidanzato che il 29, cioè venerdì, facciamo praticamente l'anniversario e dato che è molto importante per noi l'anniversario, io praticamente ho preso un regalo, per cui lo apriamo insieme e lo impacchettiamo insieme, così almeno, e poi vi faccio vedere cosa mi ha inviato il mio migliore amico, che come avete visto in anteprima c'è praticamente un pacco enorme dove lui mi ha spedito un bel po' di cose. Però prima iniziamo ad aprire questo e vediamo com'è, perché sono curiosa. Allora, gli ho regalato la sciarpa del Milan, perché ovviamente lui piace il Milan, e gli ho regalato questa sciarpa originale, ovviamente, del Milan. Tanto poi ve lo farò vedere meglio nel vlog quando registro per l'anniversario, per cui vi vedete meglio lì. Poi questo è da buttare. Poi c'è la ricevuta, che questa qua, e credo che c'è anche per il reso. E per finire, che bella, la maglietta. Wow. La maglietta del Milan, della Puma. C'è anche il coso. Solo che non posso aprirla, perché giustamente il suo regalo, e se la apro, cioè, ve la farò vedere nell'altro vlog quando registrerò. Però è bellissimo perché è originale, con lo stemma e quello della Puma. L'ho presa così perché mi piaceva, poi dato che lui non ne ha magliette del Milan, allora ho detto vabbè, per una volta gliela prendo. È troppo bella. Ovviamente adesso impacchettiamo queste due cose e ve le farò vedere poi nel vlog. Io lo metto in questo sacchettino perché ho solo questo, il prezzo non dovrebbe esserci, e dato che ho solo questo sacchettino lo mettiamo dentro qua per il momento. Sì, è un po' enorme, però tanto siamo tra di noi, per cui non è che, comunque lo vedete quando registrerò il vlog venerdì. No, voi lo vedete sabato prossimo, ma io lo registrerò venerdì, così vi farò vedere cosa mi ha regalato lui e ovviamente la maglietta come si deve e la sciarpa. Ok, invece il mio migliore amico mi ha fatto questo pacco enorme, come vedete è già stato aperto, perché me l'ha inviato la prima settimana di gennaio. Certi hanno già visto che cosa c'è dentro perché l'ho fatto vedere prima su Instagram, e invece dato che molti di voi non hanno Instagram, volevo farvelo vedere anche a voi. Praticamente, per chi non lo sa, lui abita ad Amalfi, praticamente a Salerno, Amalfi di più, Maiore Amalfi praticamente, e dato che noi siamo lontani e non ci possiamo, diciamo, vedere, ci scambiamo regali, cioè io invio il pacco, lui ne invia a me. Infatti adesso sto preparando un altro pacco perché glielo devo inviare. Adesso vi farò vedere anche la crema che mi ha regalato per Natale, e ve la faccio vedere meglio perché tanto l'avete vista nei video regali di Natale, però secondo me non si è vista bene, per cui adesso ve la farò vedere. E in più vi lascio la clip dove
vi faccio vedere quando mi è arrivato il pacco e la felicità dei miei genitori quando hanno visto praticamente tutte queste cose qua. Sono state, diciamo, cose molto buone da mangiare e loro erano contenti, per cui io adesso vi farò vedere anche la clip, questo pezzettino di clip dove c'erano tutte queste cose qua. Allora, sono avanzate solo i limoni e credo basta, solo i limoni sono avanzati, perché dopo una settimana abbiamo fatto fuori tutto quello che ci ha dato, in poche parole. Comunque, detto questo, che parlo fin troppo e non voglio che il vlog dura tanto, perché devo fare un bel po' di cose, per cui venite con me che vi porto, diciamo, in giro. E niente, vi lascio le clip e dopo vi faccio vedere la crema, così vi faccio vediamo un po' cosa facciamo oggi. Ah, la riempito per non farlo ballottare. Cosa vuoi? La pasta. Per non farlo ballottare, no? Per non farlo ballottare, il spattone. Cotechino. Cotechino. Domerco Mossal, grano di... Limoni. Limoni posso... Che profumo! Orchetto. Questo è buono. Finalmente salamino. Che profumo! Di giù, guarda. Abbiamo i figli a Napoli. Vabbè, tanto questo è sotto. Ho impacchettato quel regalo. Questi qua li puoi mettere in gola sorda. Che cazzo è questo? Che bravo! Mandagli il cioccolato. Vedi, hai fatto il pacchetto, mandagli il cioccolato. Poi glielo mandiamo. Cioccolato, un tonno. Della Svizzera. Ecco, voglio... Turetta, moro di Roma. Ecco, io questi qua li voglio. Questi li ho portato Tarelli. Taralli che gli ha portato il cuore. Dovrebbero tenere tutto un freddo. Li metto in frigo. Questo cos'è? Ah, il tonno. E poi li metto in frigo. Rosettino. Ma cos'è, salame o cotechino? No. Cos'è, salame o cotechino? Cotechino. Che salame. Lascialo dentro, se non c'è niente. Metti dentro la carta. Magari Fiero lo tieni. Vabbè, basta mandargli. Sì, mandiamo. Ah, ma. Ma che c'è ancora la roba? Mandiamo il cioccolato. Perché resta di. Il pere. Ah, il pere, no. Questo è di bufala. Lasciali lì e metti in frigo. Senti che profumo. Sono arance e arance. Forse non sentivo. Pensavo che era da mangiare. Questa cos'è? Confettura di pere. Amore. Prugne e albicocche. C'è una magliettina. Ah, magliettina. Ma che carina. Magliettina. Ma quando attacchi? Vi faccio vedere la crema, questa qua è crema mani e corpo, si chiama Il tesoro delle api, è naturale al 100% e vi faccio vedere se, ok, c'è tramonti, adesso non so se si legge, niente, non riesco a farvi leggere, comunque
ve lo faccio vedere dal vivo. L'ho già usato un po' e fatta così ha un odore che fa impazzire. Poi naturale 100%, adoro. E questo è il regalino che mi ha fatto, un pensierino che amo perché è buonissima. Poi a me piacciono le creme e questo è quello che mi ha regalato. Ok, detto questo, ci vediamo dopo, così vi faccio vedere quello che faccio oggi, perché sennò sto video dura l'eternità. Comunque, almeno così ve lo fate vedere anche voi quello che mi ha regalato. E anzi, così così faccio vedere anche i limoni, già che ci siamo. Vi faccio vedere quelli che mi sono avanzati. Le altre cose, scusate, che non le posso farvi vedere, perché giustamente le abbiamo mangiate tutti in una settimana. Però, vabbè, comunque vi faccio vedere i limoni, per cui andiamo giù che ve le faccio vedere. Guardate che bel limone grosso che viene da Amalfi. È anche buono, eh. E c'è questo qui, che ancora non abbiamo, diciamo, consumato. E questo qua, c'è. È troppo figo questo qua perché è grossissimo e si sente che viene da Amalfi, per cui ci sono solo questi tre limoni, in poche parole. Piove. Ho fatto un po' di shopping, però dato che voglio fare il tè, perché ho voglia di tè caldo con i biscotti, adesso vi faccio vedere come si trasforma la piantina da così a piantona proprio bella grande. Ve l'ho fatto anche vedere nel video dei regali di Natale, dato che non si vedeva bene, adesso la faccio vedere meglio. Così questa volta voglio scegliere forse questo qua rosa, questo qua
Così così scelgo questo qua rosa. Voglio provare a vedere. E dato che ci vogliono 10-15 minuti, ve lo faccio vedere ovviamente a voi veloce, ma io devo aspettare 10 minuti. Quello è la rosa. Viola. E poi vi faccio vedere cosa ho comprato. Intanto, dove la faccio? Ah, ecco. Non vedevo. Facciamo così. Ed è fatta così. A pallina. Voi la mettete dentro qua. Adesso ovviamente ci sta la mia mano. Mettete l'acqua e cresce. Faccio vedere meglio che è finito e praticamente è così. Adesso non so se si vede bene, però c'è la forma di rosa ed è una bomba. Col flash non si vede tanto bene, ma eccolo qui. Adesso mi bevo il tè, però è troppo figo. Vi faccio vedere cosa ho comprato, perché tanto sono poche cose. Allora, ho preso le cose che mi servivano e avevo bisogno, per cui adesso vi dico quanto ho speso, però ho preso questi cartelloni, uno tipo rosa brillantinato e poi ho trovato arancione così con i brillantini. Ne ho presi due, costavano €1,20 l'uno praticamente, e dato che io li uso tanto, li uso sia da mettere come, diciamo, sul tavolo, che secondo me è molto comodo, e sì anche per fare i video, che quando devo mostrarvi un prodotto praticamente con questi secondo me sono bellissimi come sfondo, e secondo me sono anche bellissimi quando fai le foto su Instagram o qualcosa. Poi costano anche poco e allora ho voluto prendere questi due. Erano praticamente finiti, non ce n'era neanche quello che volevo io, in poche parole. Comunque, poi ho preso, ok, ho preso il numero 6, il 2 ce l'ho là, per cui mi mancava solo il numero 6, perché il 31, che è domenica, 31 gennaio, è il mio compleanno, e dato che festeggio in casa, io ho sempre festeggiato in casa con parenti, per cui in poche parole siamo sì o no 10 persone, anche 20 persone, perché ci sono i parenti che abitano sotto di me, cioè proprio sotto, e allora alla fine festeggio con i parenti, per cui non festeggio da sola, ma festeggio con un bel po' di persone. E allora ho preso sia le candeline, il 6 che mi serviva, e diciamo che ho voluto prendere anche il palloncino, che è il numero 6, però dato che io non faccio 6 anni, non faccio 6 anni, allora questo è 1,20, mi è costato, quello lì 80 centesimi, la candela 80 centesimi,
per la torta, invece il palloncino 1,20 euro. Il 2 non c'era perché giustamente era finito. E adesso devo capire come inventare a fare il 2 per fare le foto, perché io le prendo specialmente di più per fare le foto e per decorazione, dato che sono comodi, sono belli, ho voluto prendere questi. Tutte le altre cose che vi ho fatto vedere sinceramente non è che erano tanto belle, e poi ho detto è inutile spendere soldi tanto per spenderli, cioè meglio prendere cose che servono, allora ho preso questi. Invece per l'anniversario ho preso questo palloncino con scritto I love you. Questo l'ho pagato, se non mi sbaglio, 1,50 euro. Questo per l'anniversario, perché anche lì vogliamo fare le foto e voglio fare qualche decorazione, per cui ho preso sia il palloncino che mi piace molto e sia il numero. Ovviamente ho preso 1 e 1 perché facciamo 11 anni. E dato che voglio vloggare, voglio tra virgolette festeggiare, di solito noi festeggiamo andando al ristorante a cena fuori, ma dato che non si può perché siamo in zona rossa, non si può festeggiare, per cui festeggeremo in casa e ci inventeremo qualcosa. Per cui questi sono i palloncini, che questi qua sono, se non sbaglio, anche questi 80 centesimi dovrei aver pagato l'uno. Secondo me è bello perché come decorazione, come per fare le foto, secondo me va bene. In totale 6,90 euro. Ovviamente Jade's Moda è quello cinese, se nessuno lo sa, non so che parlare. Ok, dato che questo video deve andare su domani, che è sabato, io sto registrando di venerdì, devo montarlo e far sì che va sul vlog. Sperando che non è durato tanto, come sempre. Detto questo, finisce qui perché sono ormai le 5, se non sbaglio, 5 del pomeriggio. Io è dalle 11 del mattino che sto registrando. Vi ho fatto vedere tutto, spero. Ho pensato che martedì ci sarà un altro vlog, per cui credo che martedì vedete un altro vlog, perché vorrei farvi vedere le nuove cose che arriveranno lunedì, poche parole. Per cui niente, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, buon weekend. E detto questo parlo fin troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, stavo guardando se era a posto il trucco, non so perché. Comunque, ci vediamo al prossimo video.